Hai curiosità sulla tua predisposizione genetica all'obesità? Mea Medica ha un test del DNA per l'obesità che può aiutarti a scoprire la tua predisposizione genetica all'obesità. Anche se l'obesità è una condizione complessa influenzata dai fattori dello stile di vita, la genetica gioca un ruolo importante. Anche se il legame non è sempre evidente, le variazioni genetiche in diversi geni sono state associate a un maggiore rischio di obesità. Ma come possono i geni influenzare il rischio di obesità? Il corpo umano ha meccanismi che regolano l'appetito, segnalando al cervello che non c'è bisogno di mangiare di più, creando la sensazione di sazietà. Questo rapporto analizza i geni coinvolti in questi meccanismi che, quando mutati, possono fare sì che una persona mangi di più o, al contrario, si senta sazia più rapidamente. Questo rapporto include anche geni che determinano la velocità con cui viene scomposta la grasso e le calorie vengono bruciate, e persino geni che indicano se si può trarre beneficio da effetti protettivi contro l'obesità quando si segue una dieta mediterranea. In breve, i geni che sono stati associati a un maggiore rischio di obesità influenzano quattro cose: regolazione dell'appetito, consumo di calorie, formazione delle cellule di grasso, conservazione del grasso nelle cellule di grasso. Avere queste informazioni può aiutare a definire uno stile di vita, scelte alimentari ed esercizio fisico per una migliore gestione del peso. Diamo un'occhiata più da vicino alle informazioni che puoi ottenere da questo test del DNA per l'obesità. Il gene FTO è stato il primo gene associato all'obesità. FTO è un acronimo per massa grassa e associata all'obesità. La funzione esatta della proteina FTO non è completamente compresa, ma sembra essere coinvolta nel controllo del peso corporeo e dell'equilibrio energetico. Individui con determinate varianti del gene FTO possono avere differenze nella regolazione dell'appetito e nella spesa energetica. Alcune ricerche suggeriscono che queste varianti genetiche possano portare a un aumento dell'assunzione di cibo e una preferenza per alimenti ad alto contenuto calorico, il che può contribuire all'aumento di peso. Il gene MC4R è un altro gene associato all'obesità e svolge un ruolo significativo nella regolazione dell'appetito e dell'equilibrio energetico. Questo gene codifica un recettore responsabile per l'invio di un segnale al cervello, indicando che la persona è sazia e non ha bisogno di mangiare di più. Di conseguenza, l'appetito viene soppresso e la persona smette di mangiare. Il gene MC4R ha variazioni genetiche comuni che possono disturbare la normale funzione del recettore e causare una disregolazione dell'appetito, influenzando la suscettibilità di un individuo all'obesità. Alcune variazioni genetiche nel MC4R sono state associate a un maggior rischio di obesità, mentre altre sono state associate a un rischio minore. Il gene LEPR è un componente importante nel controllo del peso corporeo. Codifica il recettore per l'ormone leptina, che svolge un ruolo chiave nella regolazione dell'appetito e del peso corporeo. Questo ormone è principalmente prodotto e secreto dal tessuto adiposo. Quando le riserve di grasso nel corpo aumentano, anche i livelli di leptina nel flusso sanguigno aumentano. Questa leptina nel flusso sanguigno viene trasportata al cervello, dove si lega al suo recettore, il LEPR. La legatura della leptina al LEPR invia un segnale al corpo, indicando che il corpo ha riserve di energia sufficienti, promuovendo una sensazione di sazietà e riducendo l'appetito. Inoltre, la legatura della leptina al suo recettore promuove anche la spesa di più calorie, ad esempio attraverso un aumento del metabolismo e della produzione di calore. L'effetto combinato di promuovere la spesa di energia e la sensazione di sazietà aiuta a mantenere il peso corporeo entro un certo intervallo. Quando la segnalazione della leptina è interrotta a causa di varianti genetiche nel LEPR, ciò può portare a un aumento dell'appetito e una riduzione della spesa energetica, contribuendo potenzialmente all'aumento di peso. Oltre a questi geni, è possibile trovare molti altri e anche informazioni su diete specifiche, come la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è un modello alimentare caratterizzato da un elevato consumo di frutta, verdura, cereali integrali, olio d'oliva, pesce e un consumo moderato di vino rosso. È stata associata a vari benefici per la salute, tra cui un ridotto rischio di obesità e condizioni correlate.
Studi hanno dimostrato che individui con varianti APOA5 associate a un maggiore rischio di obesità possono trarre beneficio dall'adozione di una dieta mediterranea.